Allora, questa è la BS nuovo arrivato. No, usato. Della moto che c'ha 20.000 km. Abbiamo fatto a fiducia. Allora, questa è la BS. La faccio vedere. Eccolo qua. Allora, mo ti spiego un po' di cose al volo. Sembra uno dei miei carion. Carina. Ho capito, gli stessi colori. Si può buttare. Allora, qui c'è la parte idraulica, che è questo blocco d'alluminio qui. E c'è l'elettronica, questa qua, che da tutto, qui c'è un connettore e va poi alla centralina della moto. L'elettronica decide quando far partire o meno la DS. Qui ci sono i tubi che vanno alla ruota davanti e qui quelli che vanno alla ruota dietro. Qui dentro poi ti spiego tutto quello che succede. Questa qui è la pompa che fa lavorare l'ABS. Mi sembra una ciambella. No, è una pompa. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è separare, la prima cosa da fare, separare la centralina dal modulo idraulico, perché a me serve solo la parte idraulica. Perché se collego questa centralina alla mia moto, la mia moto la rifiuta. Mette un codice rosso e va in errore e non funziona più l'ABS. Quindi ti serve solo la centralina, sì, che ha qui e la... Brava! Devo trapiantare la mia centralina su questa idraulica qui. Brava! Vediamo. Questi sono i solenoidi che attivano le valvole. Posso introdurmi? Sono queste, sì. 1, 2, 3, 4. Allora, vedi? Questo stava qui. E quelle due striscette erano per collegarla alla parte idraulica, perché è questa che la fa partire? Allora, no, ti spiego meglio. Allora, questa è la centralina. Allora, questi qui sono, è l'alimentazione del motorino qui dentro della pompa, dell'ABS. Perché qui c'è una pompa che gira e deve ricevere corrente, quindi da qui prende l'alimentazione. E qui c'è il connettore, eccolo qua. Diciamo, questi qui eccitano queste valvole qui, che aprono e chiudono il circuito idraulico qui. Permettono poi ti spiego bene come gira l'olio, quello che fa. E noi questo qua lo dobbiamo trapiantare nella mia. Allora, questo qui è il modulo idraulico. Questa qui è la centralina. Questa qui è quella lì che legge il sensore qui sulla ruota. Vedi, qui c'è una ruota, si chiama ruota fonica, questa qua, questa dentata. C'è un sensore che legge sti forellini qui. E che capisce come la ruota gira. E trova che riesce a capire quando la ruota si blocca. Quando la ruota si blocca, la centralina lo capisce e comincia a far lavorare l'ABS. Si intromette qui dentro, ti chiude la tua frenata e si attiva lui la pompa per gestire poi frena. Lo sto facendo molto un po' semplice, però qui dentro quello che succede, c'è sta la valvola di scarico. Quando la centralina interviene su questo punto qua, c'è qui una valvola di scarico, si chiama, in inglese no, non so come dire. Vabbè, comunque, valvola di scarico. E questa valvola di scarico è in diretta comunicazione con una camera di compensazione e poi rimette in circolo l'olio. Questi dovrebbero essere gli ingressi, queste le uscite dalla parte freno dietro e freno davanti. O questo ingresso e questa uscita, vabbè, comunque non importa, c'è un ingresso e un'uscita dell'olio. Quindi qui c'è una valvola che è normalmente chiusa. Normalmente chiusa vuol dire che ti mantiene il circuito idraulico diretto, quindi è come se la BS non ci fosse. Quando la centralina, tramite la ruota fonica, capisce che deve cominciare a intervenire, che cosa fa? Apre questa valvola, deve scaricare la pressione dell'olio velocemente. Deve essere rapida, quindi
c'è questa camera di compensazione, per cui l'olio all'improvviso si scarica dentro questa camera di compensazione. Poi ti rimette comunque l'olio poi in circolo dopo. Molto semplice, la stiamo facendo, sarebbero, il disegno non sarebbe corretto così, perché ho due, la valvola d'ingresso e d'uscita, sarebbe tutto. Comunque, maniera semplicistica è così. Il problema di questo qua, quello che è successo a me, che si confonde tanto come quando tu c'hai una bolla d'aria nel circuito e diventi matto per tirarla fuori perché non esce mai, perché in realtà non c'era la bolla d'aria alla fine, è che questa valvola qui, sta vedente, non ha più una tenuta idraulica, per cui lentamente qui l'olio passa. Quindi la prima frenata che tu fai, che cosa succede? Che una parte dell'olio della frenata se ne va qui come giusto che sia, però questa qua, non avendo la tenuta, una parte piccola di olio passa qui dentro qua e va così e va a riempire sta camera qui. Quando è riempito sta camera qui, che ritorna in circolo, allora qui ti si genera la pressione. E quello che succede a me è che le prime due frenate e mezzo, le prime due pompate quasi a vuoto vanno. Il rischio, andando in giro con un ABS sdrenato così, è che andava tutte le frenate a vuoto. Sì, se sta valvola a un certo punto non c'è più tenuta, che succede? Sì, l'olio se ne va perennemente in loop così e non genera mai pressione. Infatti, tramite il software, quello che abbiamo usato prima per andare in centralina, proviamo adesso. Ok, siamo dentro. Lettura codici di errore. Oh, nessun errore. Perfetto. E da questo qui io posso entrare dentro e fare i vari test. C'è un test per aprire e chiudere le valvole di ingresso e di uscita. Controllare la pompa dell'ABS, aprire e chiudere la valvola di scarico del freno dietro o della valvola di scarico del freno davanti. E verifichi tutte le parti se funzionano. Qui funzionava tutto quanto, infatti non avevo codici di errore. Solo che, come dicevo all'inizio, la valvola di scarico dell'impianto del freno davanti, la valvola di scarico non c'era più tenuta. In realtà ne sono due qui di valvole, l'abbiamo disegnato molto semplice. Quindi se apri la valvola di scarico, che succede? Che il freno qui va sempre a vuoto, perennemente. Quindi il rischio che avevo andando in giro con ABS così sdrenato è che se stava così all'improvviso rimaneva aperta, te saluto, non c'hai più frenata e te schianti. Come si sporca la pompa, il coso idraulico? Brava, giusta domanda. È perché l'olio nel tempo invecchia. Sì, c'è una sorta di invecchiamento. L'olio questo qui dei freni è particolarmente, si chiama igroscopico, vuol dire che facilmente assorbe l'acqua. La caratteristica dell'olio, questi qui, quando tu freni, qui facilmente arrivi a 200-300 gradi. L'olio deve sopportare più di 100 gradi, deve rimanere stabile e non avere comportamenti, essere suscettibili alla temperatura, non deve cambiare il suo comportamento in base alla temperatura. Quindi è un olio particolare che sopporta le temperature. Essendo igroscopico vuol dire che facilmente assorbe umidità. Infatti c'ho un affarino, poi, che misura la percentuale di umidità. Se supera il 4-5% di umidità rilevata dentro l'olio è da cambiare. Ok, non mi ricordo se era quella pennetta o che. Sì, brava, la pennetta nera. Questo misura l'umidità presente nell'olio. L'olio ha più del 4% di umidità dentro, quindi andrebbe cambiato. Esatto, con le due punte. Esatto. Infatti l'olio che ho tolto, quello originale quando presi la moto, da bianco trasparente, che era quando ho arrivato fuori, era rosso scuro, quasi nero, quindi si era invecchiato. Potrebbe essere stato quello che ha sporcato lo scorrimento del sole, no? Facilmente. Però devo pure dire una cosa, in vita mia è la prima volta che mi succede. Io ho avuto moto, motorini, macchine con olio che sta dentro pure 10 anni, non ci ho mai avuto questi problemi. Questa si stranita facilmente, ma non so se era perché c'è l'ABS di mezzo, non lo so. Però comunque di fatto
problema che c'era qui era questo qui, sto dentro il modulatore, per cui te fa credere che ci sia una bolla d'aria, invece è sto punto che si genera.